Dopo oltre 2 anni e mezzo, la Gipsoteca è l'ultimo tassello che apriamo al pubblico di questi lavori impegnativi intrapresi, iniziati con la parte amministrativa nel 2016, e concludono questi grandi cantieri che, devo dire, ringrazio lo staff e tutti coloro che hanno creduto in questa impresa titanica. E ora siamo felici di poterla portare a termine, un'impresa che comportava lavori dalle capriate trasandate, marce nella Sala del Colosso fino ai sotterranei. Su 3.000 metri quadri del museo abbiamo cambiato 750 metri di canali di areazione, 130 di canali di areazione, ci sono gli impianti elettrici nuovi. Tutte le sale per la prima volta hanno un impianto di climatizzazione e luci a LED di ultimissima generazione. Con questo riusciamo a fare quanto è richiesto proprio di proporre un efficientamento energetico enorme che ci fa risparmiare proprio in questi tempi. E soprattutto ora con la Gipsoteca, che non ci ha fatto dormire la notte l'idea di dover movimentare tutti questi gessi, che sono la cosa più fragile che esista, abbiamo movimentato questi gessi che dovevano tutti lasciare questa sala. E non avendo un deposito, questo museo, dovevamo allestirli da qualche altra parte. Questo lo abbiamo fatto sia al centro della sala, costruendo un deposito temporanea, il White Cube, nel quale abbiamo radunato i monumenti, quelli giganteschi che vediamo anche alle mie spalle, mentre i busti e le piccole ninfe le abbiamo distribuite nel museo, e ci mancano adesso proprio le ninfe che per 2 anni ci hanno accompagnato davanti alle grandi pali d'altare dell'allorio e del bronzino. Quindi sono tornate in un ambiente completamente rinnovato dal punto di vista statico e anche estetico, cambiato completamente. Abbiamo chiuso delle finestre, rimesso tutte le mensole che erano pendenti. Ora per la prima volta i busti sono anche ancorati, quindi non c'è più paura che slittino e lascino il loro posto. E soprattutto questo colore azzurro polvere, molto ottocentesco, accoglie queste opere, le abbraccia e le fa diventare un grande capolavoro unico, nel quale loro vengono esaltate, ogni singola opera, ogni faccia di questi busti, di questi personaggi che sembrano essere proprio vivi e raccontarci le loro storie, le loro vite e le loro avventure che hanno passato con i grandi cantieri per 2 anni disposti nel museo. Si tratta di oltre 400 gessi, abbiamo aggiunto anche quelli che finora si trovavano nei vari uffici, perché ora la Gipsoteca di Lorenzo Bartolini e del suo allievo Luigi Pampaloni doveva accogliere tutti loro, con didascalie nuove e tutto nuovo, e siamo felici e orgogliosi che grazie a Dio tutto è andato bene, e di poter offrire al pubblico questo nostro nuovo e ultimo capolavoro sulle collezioni, che valorizza tutte le opere e porta il museo dall'Ottocento al XXI secolo, come richiesto dalla riforma Franceschini. Il risparmio energetico, ovviamente, con i macchinari di nuovissima generazione è enorme e importantissimo. E invito tutti i cittadini, oggi 10 ottobre tra le 15 e le 18, abbiamo aperto il museo per la visita, venite a vedere le vostre bellezze.